Amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a Roma e in occasione di un evento andrò alla scoperta di un locale per me nuovo che si chiama Birretta Wine and Food, che si trova vicino Ottaviano. Oltre al cibo, sarà interessante oggi provare a fare qualche domanda, una piccola intervista a dei ragazzi che hanno delle pagine come le mie, che saranno presenti al pranzo, per vedere loro come si muovono sui social e soprattutto cosa ne pensano del mondo del cibo online. Mi sono già segnato diverse domande da fargli, vediamo se riusciamo a intervistarli e ci vediamo dopo. Dai! Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Luciano. Piacere. Ciao. Che sono? Che sono? È l'una. Una spaccata. È preciso. Ciao. Come ciao. Stai? Tutto bene. Sono arrivati i fritti, i chips di patate e tante belle salse, mi dicono ce n'è anche una cacio e pepe, bella, chips, cacio, pepe e bacon, oggi ci facciamo veramente male. Braccetti di pollo e cremina cacio e pepe. Ciao. Mamma che bomba! Vai, vai, prova. Chips, cacio e pepe e guanciale. Sono appena arrivate le alette di pollo marinate in salsa barbecue. Mazza che roba, oh! Allora ragazzi, sono riuscito a prendere Matteo Di Cola, buonasera, che è l'organizzatore di questo pranzo fantastico e soprattutto il gestore di Italy Food Porn Roma e ovviamente della sua pagina personale, Matteo Di Cola. Perfetto. Esatto. Come ti sei approcciato per la prima volta al cibo nella tua vita e poi come l'hai trasformato in un vero e proprio lavoro? Io prima, diciamo sin da subito, facevo il cuoco, cioè lavoravo in cucina già da quando ero piccolo e avevo 11-12 anni. Okay. Mi sono avvicinato al mondo del cibo, poi ho fatto l'alberghiero, ho iniziato a lavorare in cucina, poi dopo un programma in televisione ho scoperto il mondo dei social e sì, mi sono fatto innamorato. Come si chiama? Cuochi? Il ristorante di chef. Ristorante di chef, sì. Mi sono innamorato. Quindi sei, diciamo, sei partito da là. Hai avuto modo di muoverti? Sì, 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 okay. Sì, ho conosciuto persone che facevano questa cosa. Io ero totalmente estraneo al mondo questo dei social, diciamo. Esatto, poi mi sono, diciamo, buttato dentro, mi sono innamorato. Lanciato... Mi sono innamorato proprio. Perfetto. Qual è il focus principale della pagina che gestisci, la tua personale e anche quella che gestisci, quella Italy Food Porn? Allora, cioè non fate ricette nello specifico. No, diciamo che inizialmente la mia pagina personale è partita come una pagina di ricette. Perfetto. Ok. Sfruttando quella cosa del ristorante. Esatto, sfruttando quello è nata come una pagina di ricette, nel senso è partita da zero e ci facevo quello. All'inizio ci postavo solo le foto dei piatti che facevo, poi diciamo iniziando a capire come si facevano, ho iniziato anche a fare un po' di più ricette. All'inizio erano veramente terribili. Vabbè, riguardandole poi, raga, pazzesche. Cioè, è come se ritorno ai miei posti, esatto, principali, quelli, esatto, proprio all'inizio. Guarda, proprio terribile. Mi piacciono talmente tante, mi fanno talmente tanto ridere che manco lo archiviate. Cioè, le facevo con InShot. Mamma mia, terribile. Pazzesche. Cioè, con le bande sfocate di lato e al centro la ricetta assurda. Ammazzavo delle risate. Sì, perché poi Instagram all'inizio potevi mettere solo i video quadrati, esatto, e quindi tu. Non potevi farlo, quindi. Vabbè, mi sono divertito un sacco su quello. Poi, gestendo Italy Food Porn Roma, ho iniziato ad utilizzarla inizialmente come... Vadi, vadi, sei preoccupi. C'è tempo. Ancora da 6.000 anni. È il nonno di mio nonno. Sì, sì. Arrivederci. Ok, ce l'ho fatta a fare. Ci ho partito. Salutato. Perfetto. Allora, stavi dicendo, poi dicevo, ti sei spostato su Italy Food Porn. Mi sono spostato su Italy Food Porn Roma, che fortunatamente, essendo una realtà ben organizzata e su Roma si lavora veramente tanto, non c'avevo più tempo per fare video ricette. Certo. Quindi ho iniziato a creare dei contenuti complementari. Nel senso, se su Italy Food Porn Roma facevo la foto di un hamburger, sulla mia pagina mettevo una foto di me con in mano l'hamburger. Ok? Perfetto. Ho una prospettiva diversa, spaccata. Adesso che sto gestendo
gestendo un po' meglio il lavoro, sto cercando di ributtarmi sulle video ricette perché è nato da lì e mi piace un sacco. Perché diciamo, sennò... da dove sei partito e quindi vuoi ricominciare da là. Diciamo, quindi la tua seconda pagina, però è la tua pagina principale personale. Sì, la mia pagina personale. È più una pagina che utilizzi per promuovere il tuo personaggio personale. Sì, io, cioè lì su quella pagina ci sono io a tutti gli effetti. Perfetto. Poi sull'altra ce la vuoi. Perfetto. Alla fine l'ultima domanda e poi torniamo a mangiare. Mi sa che sono arrivati gli hamburger. Ok, sono arrivati gli hamburger, quindi ci dobbiamo pure muovere. Allora, qual è un consiglio che vuoi dare a una persona che si approccia per la prima volta al mondo dei social network e al mondo del food in generale, cioè da utilizzare come strumento di promozione? Allora, io dico che a tutte le persone che si approcciano adesso, dico di guardare. Cioè, nel senso, prima di fare qualsiasi cosa, guardate come la fanno gli altri. Perché okay, quindi studiare. Studiare quello che fanno gli altri, perché fortunatamente ci sono tantissime persone che lo fanno. Quindi uno, penso che guardando quello che fanno gli altri, si può far venire in mente qualcosa da fare lui. Certo. Che non vuol dire copiare, perché assolutamente ormai ci sono copie e controcopie, lo saprai. Vabbè, sicuramente come, meglio di me. Come si dice, ormai è stato inventato quasi tutto. Esatto. Quindi uno sarà sicuramente una cosa già fatta, però... Però può farla magari in maniera diversa, perché alla fine siamo tutte persone diverse, quindi vedendo quello che fai te, magari io posso pure provare a farlo come lo fai te, però sicuramente mi verrà in modo diverso. Certo. Quindi io dico di stare attenti, di guardare quello che le persone fanno e prendi idee. Ci pensi e fai. Ok, secondo quindi me fare contenuti quello. Studiati. Fare contenuti belli. Belli. L'importante è quello. Vabbè, fondamentale, perché ci Instagram, come tutti i social network, se un contenuto c'ha valore, è bello, funziona. Funziona. A prescindere da algoritmi e tutto. A prescindere pure dalla grandezza delle pagine. Cioè, certo. Le pagine diventano grandi con le persone che ti seguono. È normale. Le persone ti seguono solo se metti belle foto. Cioè, belle foto, ma soprattutto se gli dai qualche valore. Sì, magari sì, tu dici, sì. Andate in questo posto. Esatto. Che, e quello dice, ok, questo condivide sempre cose interessanti. Sì, di conseguenza ci vai. Alla fine sì, per forza. Cioè, le persone che seguono me su Italy Football a Roma mi seguono perché io gli faccio da guida. Certo. Cioè, io non gli do codici sconto, io non gli do niente. Gli dico solo che se vanno a mangiare lì sono sicuri che mangiano bene. Cioè, si fidano della tua opinione. Esatto. E dicono, ok, se c'è andato lui e ha mangiato bene, mi fido e ci vado anche io. Ci vado e poi effettivamente sicuro. Ci vanno e mangiano bene. E sono contento. Bene. Perfetto. Quindi, è quella la cosa principale. Quindi è quello. Perfetto. Ok, Matteo, io ti ringrazio. Grazie a te. Ci vediamo dopo a tavola e andiamo a mangiare. Dai, sicuro perché ragazzi addentiamo questa bestia. La carne è perfetta, cioè l'insalata, il bacon, si sposa tutto quanto perfettamente. Mangi tutto? È una bomba. Tanto di quello che ho assaggiato da te. Che mi sa che mi sto a fissare proprio. Oggi veramente abbiamo fatto un pranzo top. Dei fritti iniziali, degli antipasti veramente eccezionali, straccetti di pollo da paura, hamburger pure proprio straordinario. Che ti lascia, quell'hamburger che ti lascia quella voglia di dire, lo dovrei provare un'altra volta, ne voglio un altro ancora. Il problema qual è? Che io sto a Formia e non vivo a Roma, quindi di conseguenza non posso venire a provarlo e quindi l'unico modo è rifarlo a casa mia, anche con ingredienti diversi, ma con lo stesso sapore, con la stessa cottura. Di conseguenza a breve uscirà sicuramente un video in cui farò il mio hamburger cercando di essere il più fedele possibile a quelli che ho mangiato oggi. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e ci vediamo nel prossimo video.